Perdonate qualche minuto di ritardo, noi vi abbiamo dato delle cartelline, sostanzialmente la riunione di oggi è finalizzata a spiegare un po' lo stato dell'arte Io ieri ho avuto un incontro con i commissari prefettizi. Ovviamente a norma di legge noi chiuderemo il discorso entro l'anno 2015, però è giusto che in corso d'opera vi si diano una serie di... Noi, come sapete, nel 2011 abbiamo trovato 134 milioni e 600 mila euro di debiti, che chiaramente sapete bene che dobbiamo in qualche modo pagare. Abbiamo dichiarato dissesto perché non riuscivamo più a garantire i servizi pubblici essenziali. E quindi abbiamo rispettato quello che è il testo unico degli enti locali. Ovviamente fare il sindaco facendo debiti è estremamente semplice, fare il sindaco avendo risorse è estremamente semplice. Noi siamo un'amministrazione che non solo non sta facendo debiti, perché non li può fare, ma deve pagare anche i vecchi debiti, perché li deve pagare. Se mi interessa più di questo cellulare, siamo tutti più felici. Perdono, scusami, se no non rimbombava sul tavolo. Allora, stavo dicendo, quindi ripeto, fare il sindaco facendo debiti è molto semplice, fare il sindaco avendo risorse è molto semplice. Noi, come sapete, non abbiamo risorse e siamo obbligati per legge a pagare i debiti che abbiamo trovato e abbiamo deciso di evidenziare. Scelte non ne avevamo. Questo debito lo stiamo riducendo, come sapete, del 60% e inoltre stiamo riducendo anche il disavanzo, perché, come sapete, il primo bilancio che abbiamo approvato aveva un disavanzo di 24 milioni di euro. Chiuderemo il bilancio 2014 con un disavanzo di circa 6 milioni di euro, quindi in 3 anni abbiamo abbattuto il disavanzo, oltre che il debito, abbiamo abbattuto il disavanzo di 18 milioni di euro, che è una cifra esagerata, vuol dire cercare per poter ottenere questo risultato è stato necessario ed è necessario sviluppare un'attività oculata cercando di risparmiare su tutto. Nella prima parte del documento che sottoponiamo alla vostra attenzione ci sono le macro aree del debito che abbiamo trovato. Nella seconda parte dello schema che vi abbiamo sottoposto ci sono al 5 marzo 2015 le transazioni inviate, che sono 605, le transazioni accettate e liquidate, in questo momento sono 217. Allora, voglio fare una specifica, non è che sono state inviate, cioè la procedura non è chiusa, quindi queste 217 possono diventare anche 605, nel senso che ci sono i termini in corso in questo momento, quindi ci sono ancora dei termini che devono in qualche modo scorrere. In linea generale le transazioni accettate fino a questo momento, questo è il dato reale, sono circa l'80%, cioè ho inviato la transazione, sono scaduti i termini, fra transazioni inviate e termini scaduti stiamo intorno all'80%. Questo è un segnale estremamente positivo, anche perché accettare la transazione vuol dire contribuire a ridurre il debito dell'ente, quindi il debito della collettività, e avere la certezza del pagamento.
per cui l'invito ovviamente è a tutti quanti i creditori, ma sarebbe è ovvio questo, di accettare le transazioni come le ho accettate io, perché è ovvio che l'invito che deve fare il sindaco è a risparmiare, e il risparmio lo dobbiamo fare tutti, non riempirci chiaramente la bocca di chiacchiere. Vi faccio un esempio, giusto per farvi capire il dato. Transazioni accettate e liquidate 7.221.000 euro. Quindi su queste transazioni, il dato che vorrei, Angelo, vi posso pregare di stare un attimo fermi? Allora, il dato che vorrei mettere in evidenza è questo, cioè su 7.221.610 transazioni accettate corrispondono a circa 18 milioni di euro, quindi 18 milioni di euro di debiti sono stati pagati con 7.221.000 euro, quindi già in questo elenco ci sono 11 milioni di euro risparmiati. Vorrei che questo dato fosse chiaro. Sapete bene come paghiamo questi debiti? Li paghiamo con il mutuo e con la vendita dei beni immobili. Avete anche uno schema di beni immobili che continueremo a mettere all'asta. Il valore di questi beni è circa 11 milioni di euro. Questi beni non sono stati venduti e saranno ancora messi all'asta. In minima parte sono stati venduti. Ovviamente su tutto questo ragionamento impatta una crisi europea, mondiale, nazionale, importante, ed è una crisi talmente forte che ha fatto sì che in sede ANCI, quindi vi do anche queste notizie, ieri ci sono stati degli incontri, c'è stata una riunione ufficiale con il governo, perché i comuni italiani ad oggi non riescono a chiudere i bilanci preventivi. Ci sono 625 milioni di euro nel fondo IMU-TASI che mancano nei bilanci degli enti locali. Se andate sul sito dell'ANCI troverete le difficoltà del sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, del sindaco Castelli di Ascoli Piceno, del sindaco di Firenze Medici, come si chiama lui, Nardella, del presidente nazionale del Consiglio nazionale dell'ANCI Enzo Bianco, che sostanzialmente dicono noi non riusciamo a chiudere i bilanci. Ed è talmente vero questo che l'approvazione del bilancio preventivo è stata spostata al 31 maggio. Io le leggo, vi dico per esempio, allora, le potete trovare, ma comunque allora speriamo sia l'ultimo rinvio, questo è il sindaco di Catania, speriamo sia l'ultimo rinvio, con queste parole il sindaco di Catania e il presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI Enzo Bianco. Oppure una decisione che secondo il primo cittadino di Catania rafforza la necessità di variare al più presto un decreto enti locali per risolvere le questioni di finanza locale che impediscono l'approvazione dei bilanci nei tempi stabiliti di legge. Nardella, primo cittadino di Firenze, il coordinatore città metropolitana ANCI, dichiara per fare chiarezza sul fisco locale, ha rimarcato, si provvede ad emanare un provvedimento normativo urgente, basta con l'approvazione dei previsionali a fine esercizio. Il sindaco Guido Castelli dice le stesse cose, cioè sostanzialmente tutti i sindaci d'Italia lamentano la mancanza di risorse. Tanto è vero, non escludo che dalla settimana prossima con l'ANCI si facciano iniziative di tipo nazionale, anche perché nessuno di noi vuole chiudere i bilanci tagliando soprattutto i servizi sociali. Non a caso ieri abbiamo fatto quel tavolo, posso pregare un attimo di un po' di silenzio? Non a caso ieri abbiamo fatto quel tavolo nel quale abbiamo messo in evidenza le problematiche dei servizi sociali. Io vi dico dei dati, il comune di Caserta ha un problema su 7-8 milioni di euro, il comune di Torino, mi diceva Passino, ha un problema di circa 40 milioni di euro, il comune di Genova ha paura di dover fare tagli ai servizi sociali, mi pare del 40%, la problematica esiste ed è importante.
Questo è il quadro che volevamo sottoporvi. Credo che ecco, un altro dato importante che eventualmente possiamo dare, per esempio, per dimostrare come è in fieri l'accettazione delle istanze. Io avevo un dato al 27 febbraio, le istanze erano circa 200, adesso sono queste, le istanze erano circa 200, adesso vi abbiamo detto che sono circa 220. Quindi diciamo un percorso che noi stiamo sviluppando nel tempo. La situazione chiaramente, sapete bene, non è semplice. Quello che stiamo facendo è spendere, ribadisco, quello che abbiamo, anche perché, e chiudo, c'è un altro elemento fondamentale da mettere in evidenza, c'è il cambio della contabilità degli enti locali. Voi sapete che dal 2015 c'è l'armonizzazione dei sistemi contabili. Ora, questa armonizzazione dei sistemi contabili, questo è un libro che noi utilizziamo in sede ANCI, salve, in sede ANCI, ed è un po' il Vangelo, non sulla nuova riforma. La riforma sostanzialmente in che cosa consiste? In quello che noi stiamo facendo da 4 anni, cioè spendere quello che possiamo. Noi non ci possiamo spendere le multe, faccio l'esempio classico, perché le multe non le incasseremo tutte. Quindi non possiamo, se abbiamo 3 milioni di euro di multe, non possiamo spendere tutti i 3 milioni, potremmo spendere, che sono 2 milioni, perché il resto ci saranno i contenziosi, si andrà a verificare che cosa succede e tutto il resto. Questa normativa dell'armonizzazione dei sistemi contabili impone agli enti locali di rivedere, per esempio, i residui attivi e i residui passivi. Molto spesso gli enti locali di riaccertare i residui. Che succede? Che gli enti locali molto spesso al residuo attivo mettevano somme che poi probabilmente non avrebbero mai incassato, per cui sui residui attivi largheggiavano, sui residui passivi in qualche modo economizzavano, scusatemi, fatemi passare questo termine. Questo lavoro sull'armonizzazione dei sistemi contabili noi lo stiamo già facendo, perché da anni, tanto è vero che i nostri residui sono stati ridotti in maniera, parlo degli attivi, in maniera estremamente drastica. È un lavoro che stiamo facendo con grande impegno insieme ai revisori di conti, i vecchi e i nuovi. Quindi l'effetto negativo di questa normativa non lo avremo, ma lo avranno tantissimi comuni in Italia. Voi, chi mi ha seguito da quando ero assessore in questa amministrazione, sa bene che io ho sempre detto, e lo stiamo facendo, che gli enti pubblici non possono avere più la contabilità finanziaria, ma devono avere la contabilità economica, quella di un'azienda qualsiasi. Oggi gli enti pubblici, fino a ieri anzi, con questa normativa cambiano le cose, ma fino a ieri gli enti pubblici avevano la contabilità finanziaria, quindi incasserò, pagherò, incasserò, pagherò, mentre invece oggi incasso, pago, se non incasso non pago. D'altra parte, se ci fosse stata questa normativa della quale vi sto parlando oggi, questi 140 milioni di euro di debiti non sarebbero stati. Quindi il lavoro che vogliamo illustrarvi con numeri e cifre certe, lo ribadisco, è il seguente: stiamo spendendo quello che dobbiamo spendere, quello che possiamo spendere, stiamo riducendo il disavanzo e stiamo pagando questa montagna di debiti. Io mi permetto di dire che noi non abbiamo dichiarato dissesto, noi abbiamo evidenziato un disastro, che è un concetto molto molto, secondo me, molto molto forte, ma è così. Questa città era nel disastro economico, che poi tecnicamente si chiama dissesto, per quanto, diciamo, secondo le indicazioni del testo unico, ma questa città era nel disastro. Le macro aree le leggete qui, abbiamo dei 134 milioni e 600 mila euro di debiti, abbiamo 103 milioni di euro che vengono dai lavori pubblici, dalla mobilità e il traffico.
15 milioni di euro da forniture beni e servizi, 7 milioni e 700 mila euro da urbanistica edilizia scolastica pubblica, 1 milione e 900 mila euro da parcelle di avvocati, vi invito a vedere noi quanto paghiamo all'anno per gli avvocati, sono cifre ridicole, poi abbiamo 500 mila euro per parcelle, ingegneri, architetti, tecnici vari, e poi abbiamo 6 milioni e mezzo che sono compensi straordinari per mansioni superiori ai dipendenti che sono stati dati negli anni e sono purtroppo debiti tributari e contributi previdenziali per 4 milioni. Quindi 4 milioni, questo è un altro dato eclatante, che però sono oneri previdenziali, contributi e quant'altro, debiti tributari che non sono stati mai pagati negli anni e che noi dobbiamo per legge in qualche modo pagare. Questa somma, tra l'altro voi sapete che gran parte delle somme che vanno nel dissesto vengono abbattute del 60%, invece queste somme qui sono da pagare al 100%. Questo è quanto mi urgeva comunicare nell'ottica, come ben sapete, di un'informazione continuativa alla città dello stato dell'arte. Completeremo questo ragionamento in sede di approvazione di preventivo. Io vi ho suggerito, vi ho evidenziato l'idea di massima dicendo che il consuntivo studierà in circa 6 milioni di euro e quindi a occhio e croce vi posso dire che siamo partiti da meno 24, arriviamo a meno 6, quindi diciamo, e parliamo di 2014, abbiamo recuperato 18 milioni di euro solo di salanzo. Col senno di poi capisco perché il commissario prefettizio Mattei non approvò il bilancio, perché voi non dimenticate mai che quando siamo stati eletti, la sera che io sono stato eletto, il dottore Mattei mi mise in mano, ero sporco di spumante, mi mise in mano il bilancio preventivo che non era stato ancora approvato. Fu il biglietto da visita, io rimasi un attimo perplesso, però col senno di poi capisco che mi veniva messo in mano il disastro di questa città. Sapete bene che noi nel nostro programma elettorale avremmo dichiarato, con la condivisione di tutti quanti i partiti, che avremmo dichiarato dissesto, c'era scritto, lo abbiamo fatto. E siamo qui ad aggiornarvi passo passo sulle attività che facciamo.